Per gli appassionati di basket di mezzo mondo, poter assistere dal vivo ad una partita del campionato professionistico dell'NBA statunitense, dove militano i migliori giocatori al mondo, rappresenta un sogno, sia per i costi elevati e per il viaggio. Gli USA non sono proprio dietro l'angolo, ma alle volte i sogni si possono concretizzare ed essere più a portata di mano. È quello che devono aver pensato Enrico Di Maggio e Simone Falcioni ad agosto dello scorso anno, quando hanno visto su Facebook comparire l'annuncio di un'agenzia turistica di Urbino che reclamizzava un pacchetto per un viaggio soggiorno con biglietto per la tappa europea del campionato NBA per la partita dei Boston Celtics e dei Philadelphia 76ers in trasferta a Londra alla 02 Arena per l'11 gennaio 2017. Londra non è al di là dell'oceano, i giorni sono pochi ed il costo, seppur elevato, oltre 500 euro, abbordabile. Detto fatto, Simone ed Enrico hanno prenotato e con loro altri 100 italiani. Ma sia per loro due che per gli altri 100, il sogno si è trasformato in un incubo, perché nessuno di loro ha mai visto la partita. Ci siamo ritrovati l'11 di gennaio, lì davanti alla O2 Arena, senza biglietti, con altri 100 compagni nella nostra stessa situazione, ritrovati truffati da questa agenzia, della quale io non metto in dubbio la buona fede, possono essere tranquillamente essere stati truffati anche loro, però è stata veramente una brutta situazione. Siamo stati 3 ore lì, dalle 5 alle 8, e lui ci ha sempre temporeggiato dicendo, nel senso che lui ci avrebbe mostrato dei documenti relativi al pagamento, ha detto adesso ve li mostro, però di concreto lui non ha fatto niente. E questo comunque è un po' sospetto, perché anche nell'interesse suo di dimostrare che avrebbe fatto, che è stato truffato, era importante, ne avrebbe guadagnato anche in credibilità. E lui si è presentato lì sperando di trovarli, perché lui sicuramente sapeva da, non lo so, 10 giorni, una settimana, 2 settimane di non averli questi biglietti. E avrebbe comunque potuto evitare di farci prendere ferie, di farci volare fino a Londra, vivere a Londra noi 4 giorni, ma poteva essere alcuni 2 o 3 giorni, e comunque Londra costa, spendi un sacco di soldi e ti ritrovi con niente, cioè la delusione è stata pazzesca. L'agenzia di Urbino, la Eventure, specializzata in questo tipo di viaggio sportivo, si dichiara vittima anch'essa di un raggiro ed il titolare, come abbiamo sentito, ha fronteggiato a sangue freddo a Londra l'inferocito gruppo di appassionati lasciati a bocca asciutta davanti ai cancelli della 02 Arena londinese, a rischio anche di buscarle. L'agenzia per i biglietti della partita, mai arrivati nelle mani dei clienti, si sarebbe affidata ad un'agenzia di secondary ticket e affida ad un post sulla pagina Facebook il commento di quanto accaduto. Siamo desolati ed increduli quanto voi per ciò che è accaduto relativamente ai biglietti della partita di Londra. Stiamo provvedendo ad effettuare gli accertamenti del caso e abbiamo contattato le autorità competenti. Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e siamo pronti a far fronte a tutti i disagi da voi subiti. Momenti di tensione comunque, Abbastanza, c'erano persone abbastanza arrabbiate, me compreso. Poi non serviva a nulla, però alcune persone stavano anche arrivando alle mani, poi dopo la polizia a un certo punto l'ha portato via. Come siete rimasti adesso? Adesso noi oggi proveremo ad andare su in agenzia Urbino. Lui ci ha contattato tramite mail dicendo che avrebbe cercato un accordo bonario. Noi gli chiederemo magari un risarcimento perlomeno di pacchetto e volo.